3 anni fa, proprio come una sfida, tra virgolette, con i miei genitori, ero un ragazzo un po' in carne, diciamo. E, insomma, un po' per autostima, un po' per una sfida, un gioco con mio papà, ho deciso di iscrivermi in palestra per migliorare, insomma, l'aspetto fisico, i muscoli, la prestanza. Non mi accontento dell'obiettivo raggiunto, è diventato proprio uno stile di vita. Mi hanno chiesto di provare a mettermi in gioco a sfilare a Cisano, era una sfilata sul lago di Garda. L'idea di sfilare un po' mi metteva in imbarazzo perché comunque sono un ragazzo un po' riservato. Ho deciso di mettermi in gioco, è andata bene, quella serata ho vinto la fascia di Mister Trentino, ho rappresentato il Trentino al concorso nazionale di Mister Italia di quest'anno. E mi sono classificato in una buona posizione, anche dai, se speriamo che in futuro possa fare meglio e vincerlo, anche sarebbe una bella soddisfazione. Le sfide, diciamo, più importanti sono state in primo luogo quello di credere in me stesso, perché se non credi innanzitutto in te stesso, non lo fa nessuno. Ho iniziato ad allenarmi costantemente, adesso mi alleno quasi 4-5 volte a settimana. Le cose importanti sono la costanza, la volontà di fare le cose e non avere la fretta subito di ottenere i risultati. Diciamo che vincere anche la fascia è stato un modo per prendere un po' anche di autostima, di sapersi anche comportare di fronte a un pubblico, di fronte a delle persone che hanno tutti gli occhi addosso a te. Insomma, infatti mi ricordo le prime sfilate. Quando salivi sul palco eri più attento a non inciampare, a non fare cose strane piuttosto che mostrare te stesso e le tue qualità. Nel giro di qualche anno che fai sfilate, impari come funziona, dopo ho saputo anche esprimermi meglio e far vedere quello che valevo senza preoccuparmi della luce, della posa. Sono tutte cose che poi vengono normalmente, si fanno con le esperienze. È stato più una soddisfazione personale, una rivincita che ho avuto con me stesso, con i miei genitori e la mia famiglia, più che un lavoro a tutti gli effetti. In futuro spero, mi auguro che magari questa opportunità, quando avrò più tempo magari da dedicarci, possa diventare anche un qualcosa in più, un lavoro, perché no?